fino adesso ne abbiamo parlato di comunicazione imperfetta. Tramite l'intelligenza artificiale, un elemento come può essere la traduzione, si cerchi quasi di eliminare quell'elemento di imperfezione. Non Dici è di no? così. Il buon traduttore non pensa di rendere perfettamente il testo. Il buon traduttore si pone il problema delle imperfezioni evitabili e inevitabili. Questo per quanto riguarda la traduzione Sulla saggistica. traducibilità o non traducibilità. Ecco, allora, c'è il livello di traducibilità della saggistica, generalmente, tranne alcune eccezioni, è elevato. Il livello di traducibilità dei romanzi dipende molto, però il livello di traducibilità della poesia è spaventosamente difficile. Però, al tempo stesso, tu hai dei traduttori di poesia che dici, ma sono quasi dei poeti allo stesso livello dei loro autori. E questo ti dice che la comunicazione è imperfetta. Non so se è chiaro quello che voglio dire. Questo ti Sì, è il conferma riproporre che quell'elemento. la comunicazione è imperfetta. Accettando la logica dell'imperfezione, tu sai che la buona traduzione poetica la fai lavorando sull'imperfezione e non solo sulla perfezione. Allora, Thelonious Monk, Ermeio della musica del Novecento, secondo me siamo ai livelli più alti. Quando uno sbagliava nel suo gruppo, lui aveva avuto un'orchestra, un quartetto, ha suonato da solo. Quando qualcuno sbagliava nel suo gruppo, fermava il gruppo e ragionava sull'errore, perché diceva questa è una buona occasione. Dopodiché abbiamo fatto un convegno una volta sull'improvvisazione. Uno è partito da Miles Davis che diceva: Certo. nell'improvvisazione non ci sono errori. Thelonious Monk, che era matto come un cavallo, ma era un genio assoluto anche in quello che scriveva. Thelonious Monk diceva: stavolta ho fatto gli errori sbagliati. Cioè, che cosa significa stavolta ho fatto gli errori sbagliati? Che ci sono errori produttivi ed errori improduttivi. Ed era quello che tutto il libro cerca di dire. L'imperfezione della comunicazione può essere produttiva o può essere devastante, perché può essere disastrosa. Questo è uno dei punti fondamentali. Il traduttore di poesia, bravo, fa delle forzature spesso, ma produttive. Il traduttore di poesia presuntuoso magari fa tutte le rimette, eccetera, eccetera, ma la poesia la perde. La poesia è difficilissima da tradurre perché la poesia è fatta di suoni oltre che di parole. Ma per tradurre la poesia, la Muttoli si deve essere forse innamorati del poeta, cioè nel senso di comprenderlo con un'emotività e un'intensità che va oltre la Non ci pura sono regole, comprensione. ci sono dei traduttori che dopo anni che hanno tradotto un poeta hanno detto io quello lo odio, nel senso che ci deve essere un rapporto forte, non è detto che si possa chiamarlo sempre amore, Amore. passione o cose del genere, cioè, comunque ci deve essere un rapporto forte, di dialogo. Deve essere Ti neutro. faccio un esempio, il rapporto che ha il musicista col suo strumento. Allora, il musicista veramente bravo, con lo strumento ha un rapporto spesso estremamente complesso, perché c'è il virtuoso che ama le possibilità che lo strumento gli dà, ma io molti dei pianisti più bravi che conosco adorano i limiti del loro piano e il giocare coi limiti del piano, giocare coi limiti, con le potenzialità e coi limiti. Dopodiché prova a parlare con un grande pianista degli altri pianisti, è impressionante. Certo, come li Ma comprende sai, lui? no, O no, e no, come non li come li comprende? odia. Cioè, io conosco Alfred Brendel discretamente, e quando parlo con Brendel e gli parlo di Glenn Gould, Brendel fa: cazzo, Glenn Gould sarà anche un genio, ma ragazzi, non sa suonare. Ultimamente una roba molto interessante che è proprio l'elemento dell'imperfezione nell'ambito artistico. Cioè il fatto che, ad esempio, quando guardo uno spettacolo o quando guardo un film doppiato, il fatto che quella voce abbia una sporcatura, che può essere appunto quella dizione che non è perfetta, io mi riconosco molto di più in quello che vedo. Così come un esempio musicale che mi viene in mente è quello di Daniel Johnston. Era un artista che, se voi ascoltate i suoi album, è uno che a casa con un quattro tracce, credo, una roba veramente non da studio, di registrazione altissima, registra delle canzoni che sono di una qualità, come si tende a dire oggi, lo-fi, che è enorme. Però trova una propria bellezza proprio nel fatto che registra a casa e quindi hai questo rumore di registrazione, hai i passi della gente che passa per il corridoio, nel mentre che lui suona.
E quindi cioè, alla fine c'è sempre l'elemento di inconnessione perfetta che sembra anche toccare l'arte. Cioè, Vabbè, nel momento in cui vedo l'imperfezione però nell'arte, io trovo una verità. dopo 10 artisti che suonano esattamente tutti così, ti sei rotto i coglioni. Quella è un'imperfezione che è di rottura rispetto alla perfezione eccessiva dei... Però, tra l'altro, se tu parli con le persone serie, Certo. c'è Giorgio Carlin, che è un tecnico del suono Rai, e che ha scritto un libro sul microfono. Lui faceva il microfonatore della Rai per la musica classica. Ed è un libro incredibile perché è un libro pieno di incertezze e di dubbi. Cioè, tu hai uno dei massimi professionisti del microfono che ci siano stati in Italia, che continua a dirti. Lui, per esempio, a un certo punto dice: sulla questione se i CD tolgano frequenze o meno rispetto ai vinili, che è una delle discussioni, cioè sono tutti sicuri delle loro idee, lui dice: io sono agnostico. Agnostico, virgola, non ateo, perché qualche volta mi è sembrato di sentire qualcosa. E questo qui è uno che l'orecchio sarà veramente buono. Cioè, l'imperfezione consiste anche nel lasciare dei margini di incertezza, perché questo è un elemento essenziale, dei margini alla probabilità, all'incertezza. Questo con la traduzione della poesia è fondamentale, perché il traduttore di poesia bravo, qualcuno l'ho anche conosciuto, il traduttore di poesia bravo è uno che ti dice sempre: però quella forse è una strozzata, cioè non è mai certo al 100% della sua traduzione, perché sa che qualcosa si è perso e qualcosa si è aggiunto. Ci sono quelli che poi fanno la traduzione loro, e ce ne sono di famosi anche, eccetera, che sostanzialmente sono poesie loro liberamente tratte da. E questo è un altro discorso, e può anche avere un suo valore. A volte possono essere anche belle. Lasciamo un margine di incertezza su queste cose qua. Perché in arte l'incertezza è fondamentale. C'è un tema che hai toccato, se posso venire, che secondo me lo fai in questo far emergere i passi che si sentono dietro, invece la traccia pulita, perfetta, emerge la tecnologia, se ci ragioniamo. Cioè, il malfunzionamento, la sporcatura è il modo in cui la tecnologia emerge. Altrimenti, se tutto funziona normalmente dal punto di vista tecnologico, la tecnologia è come se non ci fosse. Nel momento in cui abbiamo un malfunzionamento, la sporcatura, al passo che arriva, dice, ma allora non ha funzionato bene il giradischi, ma allora la traccia, ma allora qua. Questo secondo me è un elemento da tenere in considerazione perché il dare per scontato la perfezione della tecnologia, invece l'emerge della tecnologia nel momento in cui è imperfetta. Ti fa vedere la tecnologia, te la fa sentire. Te la fa, come dire, te la fa annusare, cioè nel senso che la tecnologia ha un odore, non è solo un trasmettitore, ma esiste in quanto tale, solo che normalmente nella sua Non la perfezione la diamo. ignori. Per moltissimo tempo, quando si parlava di tecnologie del suono, il concetto usato sempre era fedeltà. E io ho sempre detto: la fedeltà è una virtù dei cani, non è una virtù degli esseri umani. E Scion, che è uno dei pochi teorici di queste cose, lo dice molto chiaramente: questo mito della fedeltà è un mito doppiamente sbagliato. In primo luogo, perché fa finta che non ci sia la mediazione della tecnologia, e in secondo luogo, perché oltre a fare finta di questo, non vede neanche le potenzialità che questa tecnologia ha, che sono l'altra faccia della sua, chiamiamola imperfezione, tra virgolette. Cioè il fatto che non è fedele al 100%. Dopodiché tu queste cose le puoi discutere con i jazzisti, ma con i musicologi di musica classica non le puoi discutere. C'è il più bel saggio di Glenn Gould, si chiama Prospects of Recording del 66, e stava sul cazzo a tutti i musicologi, perché Glenn Gould praticamente, quando smette di suonare in pubblico e comincia a registrare soltanto, ma questo saggio per dire che sostanzialmente adesso la musica deve essere registrata. Non dicendo che la musica registrata è uguale alla musica suonata in diretta, ma dicendo che per lui è quasi meglio. Però un quasi meglio che deriva dalla diversità, non dalla fedeltà, dalla specificità, ma riguarda qualunque lingua. Cioè, uno che sa veramente bene una lingua sa anche la differenza. Cioè, quello che parla benissimo inglese sa che non parla italiano in inglese, sa che parla inglese, che sono due lingue diverse. Per cui anche la traduzione, diciamo, corrente, mi dia un pezzo di pane,
ha comunque un divario, una sfasatura, che è la ricchezza delle lingue, che è il motivo per cui una persona che sa tre lingue fa un esercizio mentale significativo. Se le lingue si equivalessero del tutto, perché sapere più lingue? Invece è molto importante sapere più lingue, perché ti fa pensare diversamente.